una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match che sarà anche l'ultima di quest'anno, del 2018. Buonasera, buonasera, buonasera Ermanno. Questa sera vogliamo chiudere, diciamo così, questo 2018 anche con qualche buona notizia, forse. No? Di cosa parliamo stasera? Parliamo degli anziani innanzitutto, o i cosiddetti diversamente giovani, e poi parleremo di tante altre cose, dell'idrovia, di cose che sono state fatte, che aspettiamo che vengano, e poi parleremo della rottamazione delle auto, quindi il 2019, cosa ci aspetta nel mondo delle autovetture. Si parla molto di auto elettriche e qui nascono tutta una serie di dubbi sulla realizzazione di auto che di volta in volta è stato proposto l'auto a idrogeno, sono state proposte le auto elettriche, però effettivamente una vendita di massa di queste auto è praticabile, è realistico, ecco, questo è uno degli argomenti che andremo ad affrontare. Bene, allora presentiamo gli ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della nostra trasmissione. Inizio come sempre dalla mia sinistra, il dottor Mario Trivellato. Buonasera Mario, possiamo dirlo ai telespettatori, siamo parenti, ci daremo del tu, cardiologo e già direttore del servizio di cardiologia all'ospedale geriatrico di Padova. Grazie per l'invito. Grazie a te per essere qua. Rosanna Bettella, buonasera. Buonasera, della segreteria regionale dello SPI-CGL, sindacato dei pensionati, giusto? Lei si occupa di invecchiamento attivo, sì. Giusto? Sì. Perfetto, grazie anche a lei per essere qua. Il dottor Eugenio Castegnaro, buonasera. Dottor Castegnaro, lei è stato primario della geriatria all'ospedale Sant'Antonio di Padova, grazie anche a lei, grazie di essere qua. Grazie, l'invito a voi. Allora, noi come sempre abbiamo la nostra pagina dedicata alle ricorrenze storiche e la presentiamo con la sigla di Memorandum, vediamo. Memorandum, storia e memoria. 24 dicembre 1294. Dopo il gran rifiuto di Celestino V, il cardinale Benedetto Caetani viene eletto papa con il nome di Bonifacio VIII. Ecco, questa è la ricorrenza che proponiamo a voi ospiti e ai nostri telespettatori questa sera, l'elezione di Bonifacio VIII che arriva dopo appunto il gran rifiuto di Celestino V. Introduciamo l'argomento con un brano dello spettacolo, dell'opera di Dario Fo, Mistero Buffo, dove appunto Fo si occupa anche di Bonifacio VIII. Sentiamolo. Arriviamo a Bonifacio VIII. Bonifacio VIII era un papa terribile, uno che era stato nominato come salvatore dello Stato, della Chiesa, e qualcuno aveva aggiunto distruttore della religione, della grazia e dell'amore. Dante Alighieri lo odiava al punto, era del tempo di Dante Alighieri, che lo sbatté all'inferno prima ancora che morisse. Tanto era l'odio che gli portava. Era uno che si era rubato perfino il seggio pontificio, vi ricordate c'era Celestino V, quello dolce che discendeva dalle montagne, tutto spaventato, Roma, in questa grande città, piena di colonne. Ebbene, si era seduto sul soglio pontificio, un po' terrorizzato, è arrivato Bonifacio VIII, Celestino, guarda! Cos'è? Brum! Più o meno le cose sono andate così. E uno che si era dato da fare per abbattere tutti i movimenti eretici, ma che erano movimenti progressisti, in difesa della dignità della gente. Bonifacio VIII aveva organizzato, meglio sovvenzionato, sollecitato tutta una presa di posizione armata contro i tessitori delle Fiandre, i quali si scontrarono con gli Esperon d'Or. Les Esperon d'Or era un'armata di cavalieri nobili che si potevano permettere, grazie anche alla ricchezza, di tenersi come speroni agli stivali, speroni d'oro,
Ma questi Speron d'Or presero una grande legnata, una sconfitta spaventosa, un massacro. E quando il messo, si racconta, arrivò a Roma la notte di Natale ad avvertire Bonifacio VIII della sconfitta e del disastro, entrò trafelato, sudato, pieno di polvere, bussò, fece grida, schiammazzo. Bonifacio VIII se ne stava a letto con sua moglie, era sposato civilmente, e uscì trafelato quando seppe della notizia: hanno perso, distrutto, un esercito! Ebbe un colpo apoplettico. Una leggera bava verde gli scese dalla bocca e rimase bloccato così fino alla sua morte. Lo presero. Ecco, questo è un Dario Fo sicuramente in forma, uno spettacolo del 1977. E abbiamo intitolato Celestino V e Bonifacio VIII una storia che si ripete. Mario, inizierei da te. Perché si ripete la storia, secondo te? Ma la natura umana non cambia nei secoli. Adesso cosa vogliamo vederci? Un aspetto. Forse lo possiamo attualizzare, no? Politico o meno, non so. Se quello che mi ha colpito, così, quello che Colonne guarda e si è seduto. Mi ricordo un po' quello Stai Sereno, quando la prima cosa che mi è venuta in mente in questo momento qua. E ciò che la ingordigia per il potere, ciò che le ingordigia, il potere che comporta poi possibilità economiche, di allargare non solo l'oro e l'argento che ci tocca, ma allargare i domini. Allora sì, Celestino V aveva poi ha avuto delle grosse cose con Filippo il Bello, c'è stata una querella abbastanza dura. Filippo il Bello è quello che è riuscito, a fine non riuscendo a avere i soldi del Papa, però gli ha fatto fuori i Templari, se ricordo bene. E quindi ha trovato Celestino V qualcuno nella sua storia che l'ha fronteggiato. Dante ce l'aveva con Celestino V, perché era andato da Firenze come ambasciatore a Roma. Celestino V, avendo visto l'uomo un po' sveglio e che tentava di tenere la testa, l'ha messo in prigione subito, per quello era il motivo del contendere. Sì, quindi a me piace molto la storia, anche perché va vista da vari punti di vista, perché di solito la storia è fatta di vincitori, di solito la storia è raccontata è meglio, è raccontata di vincitori. Infatti adesso, dopo tante diverse, alcune decine d'anni che è finita la Seconda Guerra Mondiale, stanno venendo fuori dagli archivi dei russi, gli archivi degli americani e tedeschi, tante cose che aspetti prima nuovi, sapevano, aspetti e che nuovi, vengono. Quindi no, ho risposto in parte alla tua domanda, mi sono inoltrato sotto l'aspetto storico. Certo che ci mancherebbe altro. Rosanna Bettella, allora, un papa sposato, dice Dario Fo. Beh, insomma... E dopo non è stato più possibile, adesso non so se proprio esattamente da allora in poi, però io credo che sarebbe invece ora anche di ripensare rispetto al matrimonio dei preti, perché insomma, vediamo soprattutto negli ultimi anni che il celibato crea non pochi problemi, e poi c'è anche una crisi della vocazione. Per cui forse dare una chance in più è possibile. Poi comunque, secondo me, se c'è una relazione affettiva importante, fa bene alla salute, no? Fa bene alle persone. Certo. E allora, dottor Castagnaro, ritorniamo, forse la storia si è ripetuta adesso, forse, no? Col caso del... Il caso delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, ecco, soltanto che a mio avviso è stato eletto non un Papa come Bonifacio VIII, bensì un Papa che viene dai sobborghi del mondo, da Buenos Aires,
ed è un Papa veramente evangelico, nel vero senso letterale della parola, che è Papa Bergoglio. Credo che sia un Papa molto amato, credo che sia un Papa che non si rivolge ai potenti, bensì agli ultimi, agli umili, alla gente comune, e quindi credo che abbia una grande rilevanza questo e un grande seguito come Papa. Certo, ma certo. Credo che il buon Bonifacio VIII, che succede a Celestino V, ogni epoca ha il suo Papa, quindi buono o cattivo che sia, e Bonifacio VIII era il Papa della sua epoca, ed era un'epoca difficile da comprendere oggi, per cui non penso che se fosse andato al eletto Papa il nostro attuale Francesco avrebbe durato qualche giorno, perché per arrivare a eleggere Celestino V ci hanno messo oltre 2 anni, ma Celestino V non era papabile, era un monaco che si rifugiava dentro le grotte e aveva fatto una sua confraternita e che cercava di portare avanti un certo tipo di Vangelo, e di conseguenza non rappresentava nessuno. Ma chi è che lo propone come futuro Papa? È Carlo II d'Anjou. E Carlo II d'Anjou ha il suo regno a Napoli e di conseguenza deve sistemare alcune questioni fondamentali con gli spagnoli, che naturalmente hanno preso una parte della Sicilia e di conseguenza hanno fatto una pace, ma la pace allora sì, veniva sottoscritta, veniva confermata dal Papa, ma non c'era il Papa. E allora Carlo d'Anjou se ne va al concilio che è a Perugia, e a Perugia avevano addirittura scoperchiato il palazzo del concilio perché piovesse dentro, che finalmente questi 11 cardinali, uno l'avevano già sacrificato, no? E quindi era morto, e nessuno dei cardinali che veniva regolarmente eletto accettava l'elezione a Papa. E la guerra era tra i Colonna, famiglie, no? Le due grandi famiglie di Roma, e c'erano i Colonna che volevano arrivare a mettere su il proprio Papa. Allora, essere Papa a quell'epoca voleva dire avere una fortuna infinita, perché arrivavano a Roma tanti di quei denari che bastavano e avanzavano. Ricordiamo che a quell'epoca c'erano le decime. La decima, cioè la decima parte del prodotto lordo di ciascuna persona, cioè uno raccoglieva 100 sacchi di grano, 10 sacchi doveva darli al vescovo, che poi li mandava a Roma, sotto forma di denaro naturalmente. E di conseguenza tutta Europa teneva in piedi la Chiesa con quantità di denaro che era enorme. Quando arriva Celestino V ad essere eletto, appunto perché d'Anjou impone la figura di Celestino V, e Celestino V ci starà 4 mesi, non è che può stare di più. E cosa fa? Dona tutti i possedimenti della Chiesa, li dona a tutti i vari monasteri e principalmente a Carlo d'Anjou. E di conseguenza poi scappa. E naturalmente Bonifacio VIII, che nel frattempo viene eletto Papa, cerca di riunire di nuovo tutti i possedimenti della Chiesa, ecco che è l'uomo che ricostituisce i poteri della Chiesa, perché altrimenti non c'era più denaro per nessuno. E naturalmente poi riesce a fermare Celestino V, lo mette nella torre di Monte Fumone, e lì finirà i suoi giorni come prigioniero. Però naturalmente
Bonifacio VIII, che era Benedetto Caetani, ha bisogno di rifornirsi di denaro anche lui. Allora ha una grande intuizione. Inventa il giubileo. Nel 1300 abbiamo l'inizio del giubileo, quindi chiude le porte dell'Oriente, quindi chiude le porte di Gerusalemme, non si va più a Gerusalemme, perché a Gerusalemme vado per rimettere tutti i miei peccati, basta che voi veniate a Roma e fate le quattro porte principali delle basiliche e tornerete tranquilli. Dopodiché fa dipingere su una grande pergamena il paradiso e ognuno poteva, in base a quanto versava, poteva anche scegliere il posto dove poter andare da morto, no? Giotto dipinge, peraltro dipinge il Bonifacio VIII in atteggiamento molto ecclesiastico, e però naturalmente, come diceva lei, Dante ce l'aveva contro, perché Dante fu non solo arrestato, condannato a pagare 5.000 fiorini d'oro, che non avrebbe mai avuto in tutta la sua vita, e condannato a morte ben tre volte. Quindi Dante, che era ghibellino di parte bianca, non poteva fermarsi da nessuna parte più di una settimana, perché se lo raggiungevano era la fine. E allora Bonifacio VIII deve fare accordi con, perché Colonna, nel frattempo i suoi acerrimi nemici vanno a Parigi, si mettono d'accordo con Filippo il Bello, e Filippo il Bello naturalmente incomincia una trattativa con Bonifacio VIII. Siccome Bonifacio VIII è un duro, naturalmente, allora nasce dalla Università di Parigi, la Sorbona, il concetto che non può esserci un Papa finché se ne è in vivo un altro. Siccome Papa è il successore di Cristo, due Cristo in terra non ci possono stare, quindi uno dei due deve rimettere la carica. E naturalmente questo è stato uno scontro. Allora abbiamo uno scontro teologico tra l'Università di Bologna e la Sorbona di Parigi, dove l'Università di Bologna è dalla parte di Bonifacio VIII, perché Bonifacio VIII fu grande allievo dell'Università di Bologna, era un grande teologo, e naturalmente la Sorbona non poteva che dar ragione a Filippo il Bello, che naturalmente voleva invece decapitare Celestino V, e ci riuscì, perché alla fine mandò l'esercito a Roma e fu catturato. E ci sono due versioni, si dice che morì di infarto e si dice invece che fu avvolto nella pece e poi nelle piume, quindi trascinato per Orvieto finché il suo corpo fu abbandonato. Ecco, questa è la storia della Chiesa di quell'epoca, ma la Chiesa era questa, e Dante mette tra i simoniaci, quindi il canto dell'inferno, il terzo canto dell'inferno, mette Bonifacio VIII, perché era naturalmente nemico acerrimo dello stesso Dante e di Bonifacio, non andavano d'accordo. Ecco, una similitudine oggi, abbiamo la stessa situazione praticamente, anche se i tempi e i papi sono cambiati. Cioè, i papi oggi non si possono rivolgere agli imperatori o ai re con la presunzione che poteva avere Bonifacio VIII, perché altrimenti non verrebbero nemmeno ascoltati. Allora l'imprimato della Chiesa era molto forte, e quindi il problema è che oggi abbiamo un Papa che si è dimesso, e che giustamente è subentrato un Papa molto più attivo e un po' più giovane, e quindi con più capacità, diciamo, comunicativa, e questo è notevole. Però per lo stesso motivo per cui Bonifacio VIII non aveva titolo secondo la teologia della Sorbona, anche questo Papa si trova nelle stesse condizioni. Ma diciamo che quella mentalità, quel modo di concepire la religione è superato, e quindi possiamo accettare volentieri questo Papa, che ha unito due congregazioni che fino al suo arrivo erano in posizioni molto contrastanti: i francescani e i gesuiti. Allora lui, come gesuita,
si è chiamato Francesco e così è riuscito a unire due che sono le, diciamo, istituzioni più forti che la Chiesa in questo momento possiede. Quindi speriamo che cambiamo marcia e cambiamo sistema e che il futuro arrida a questo Papa, ma anche a tutti i cristiani. Certo, e buon certo. Natale. Certo, certo, va bene. Allora, ci fermiamo qui per quanto riguarda la nostra pagina della ricorrenza storica. Ricordiamo ai telespettatori anche che non sono stati gli unici due casi della rinuncia al papato, ce ne sono stati anche altri, solo che poi appunto sono passati tanti anni e quindi quella di Benedetto XVI è stata una rinuncia che ha fatto, come dire, molto scalpore, ma di fatto poi insomma non era una cosa poi così, non è stato un caso isolato, insomma, ecco. Allora, adesso andiamo in pubblicità, però dopo il break inizieremo a capire che cosa è successo e come mai da quest'anno diventiamo anziani 10 anni più tardi, quindi quando compiamo i 75 anni. Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.